la sceneggiatura è scritta da me, quindi porto le mie lacune, le mie imperfezioni e le mie passioni, però anche, in questo caso, di lettore. Sicuramente Kafka è un autore su cui ho lavorato anche a teatro, perché ho fatto una riscrittura della Tana, uno degli ultimi racconti, quindi è un autore che mi è molto caro, e chiaramente il riferimento, cioè, uno subito può cogliere Il processo di Kafka, anche se lì non si sa qual è il capo di imputazione, è fondato sul rapporto proprio con la legge, quello è il tema fondamentale, proprio il tema ricorrente in Kafka è quello della legge. Però a me di Kafka interessa più innanzitutto le atmosfere, cioè il fatto dello sprofondamento da un momento all'altro, addirittura prima che cominci la prima pagina, già in Kafka, no, si è sprofondati nell'incubo. Qua c'è un passaggio un po' più lento, ma diciamo, da parte mia c'è il desiderio che poi si arrivi a qualcosa di simile, chiaramente con i miei mezzi. Però quello che mi interessa di Kafka sono più altre cose raccolte dai diari, dagli aforismi, per esempio La ricerca della verità. C'è un aforisma molto bello di Kafka in cui lui dice che l'uomo deve necessariamente produrre costantemente la verità dall'interno, e il tema ricorre molto nel film e soprattutto nelle battute finali anche dell'avvocato, che gli dice: lì nel tuo petto che si gioca la battaglia. Così come ho scoperto delle cose di Pirandello, per esempio, leggendo in questi, un po' sono andato in giro per l'Italia, Uno, Nessuno e Centomila, dentro ci sono, che io non avevo letto, dentro ci sono delle cose che dico: ecco da dove derivano certe fissazioni, certe ossessioni. Però c'è appunto un frammento, un aforisma di Kafka in cui dice che l'uomo è legato a una catena, cioè una catena che lo tiene al piede. Questa catena è generosamente lunga, per cui uno non si accorge di averla, e ci si può muovere di qua e di là senza sentirla. Quando uno va troppo nella stessa direzione, a un certo punto la catena si fa sentire e si sente questo senso di prigionia, che viene proprio nel momento in cui uno pensa di essere al massimo della propria libertà. Ecco, questo mi è caro per il film, perché ha a che fare proprio con le mie passioni, cioè gli eccessi. Quando si va troppo oltre c'è questo smisurato che costringe, diciamo, a una caduta e a un ripensamento della propria idea. Ho molte cose in comune con Michele Grassadoni. Innanzitutto la madre, cioè, ho scelto una madre a chilometro zero, nel senso, quindi cioè, la più vicina mamma che avevo era lei, e fa parte del film. Quindi, diciamo, risparmio, non l'abbiamo dovuta cercare prendendo macchine, la marcia. C'è una fotografia nel film che si vede a un certo punto, e il marciatore che si vede in una pista palermitana è in realtà mio padre, che era un marciatore, fece una famosa 50 km di marcia qui a Roma, diciamo, lottando come appunto, con dei titani come Dordoni, Pamic, no? Dei grandissimi marciatori, e già sin da bambini indicato i valori dello sport e soprattutto della... Certo, crescendo i figli, quando crescono i figli si scoprono sempre cose nuove. Una cosa che mi ha fatto impressione, dico la verità, è stata questa. Mio figlio, scusa Gigi. Scusa, siamo detto che sulla verità il film, sulla verità, devi dire la verità. Io sono poi molto, dobbiamo tornare a casa prima o poi. Sono molto libero, ecco perché forse loro sono pure libero, ho dato molta libertà ai miei figli, io dico sempre libertà vigilata, quando erano piccolini poi hanno preso il ruolo e sono qua infatti. E una cosa mi ha sorpreso, infatti ero molto preoccupata quando lui mi disse che doveva fare la regia di questo film. Come attore, o bene o male, lo conosco, sono molto obiettiva, lo critico per certe cose, lui infatti mi chiede sempre consiglio, mamma come sono andata, non so. Come regista non lo conoscevo, e la mia paura sapete qual era? Lui a casa, che la Decima lo può confermare, è molto disordinato, molto disordinato, già da quando si entra nella sala, poi ci sono tutte cose sue. E allora ho detto, ma come potrà fare questo regista che ci vuole ordine, disciplina, pazienza, cose? E allora, siccome io sono molto religiosa, pregavo che ci riuscisse, perché è la prima volta che fa il regista, se va male
Io non lo so come voi l'avete preso, però è mio figlio, a me sembra che come prima volta sia andata, diciamo, più della sufficienza. Io lo ringrazio. Emozionato, già dimenticato la domanda. Dove ci siamo conosciuti? Allora, sì, ci siamo conosciuti, ho fatto un provino a Roma, è stato cioè, il primo mio provino importante qui, perché avevo appena iniziato questo mestiere, diciamo, mi sono invitata che vediamo cosa succede, mi piacerebbe fare dei casting, ho fatto il mio primo casting da Fabiola Banti. La Banzi che è qui presente. Io ho convinto un po' Luigi a prendere per questo film un po' con un racconto strano, no? Perché mi ha raccontato il personaggio che questa ragazza un po' misteriosa, che è un artista, disegna delle cose un po' macabre, allora ho iniziato a dire la mia esperienza con la fotografia, e che spesso vado al cimitero e cerco di fotografare delle cose, diciamo, strane. Sì, scure, notturne.